Che ci sia oggi un'emergenza democratica lo si può vedere da infiniti parametri di osservazione. Uno, ad esempio, è che ci sono troppi libri sulla crisi della democrazia, ma veramente tanti, continuamente. E questo vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Per capire che cosa non funziona bisogna fare un po' più di fatica. Perché? Perché questo incontro si chiama Presente e Futuro della Democrazia e però, per capire che cosa non funziona bisogna capire un po' il passato e cominciare a chiedersi che cos'è democrazia. Noi pratichiamo una democrazia nella quale il concetto di potere del popolo implica che il potere sia di tutto il popolo, dunque siamo già in un contesto lontanissimo da quello greco in cui democrazia era il concetto di un potere di una parte del popolo, la parte maggioritaria povera contro i pochi ricchi. Poi siamo all'interno di un'idea che ha le proprie origini in età moderna attorno ad alcuni parametri fondamentali che sono scritti nel razionalismo politico moderno e che vengono variamente declinati. Il parametro della libertà, qualunque cosa voglia dire, e non è facile definirla, il parametro dell'uguaglianza, anche questo non è facilissimo, e soprattutto un parametro che io definisco di trasparenza, cioè questo invece è fondamentale ed è relativamente facile spiegarlo, cioè l'idea che la vita associata è chiara a noi stessi, cioè non è fondata sul mistero, non è fondata sulla rivelazione, non è fondata sulla autorità che non rende conto di se stessa. Siamo noi i padroni di noi stessi. Questa è un'idea nuova, moderna, occidentale, che viene declinata dentro il razionalismo politico attraverso il tema del contratto, che è un modo per dire ciò che è la politica, l'ordine politico, lo creiamo noi dall'accordo nostro, oppure l'idea di rivoluzione, che è il contratto applicato, cioè buttiamo all'aria tutto il passato e costruiamo ex novo qualche cosa nostra, oppure attraverso l'idea, ancora più radicale, che noi siamo i padroni del nostro mondo in quanto non esiste altra verità che da quella che è data dal nostro fare. No, verum et factum convertuntur. Insomma, questa è l'idea di fondo della democrazia, cioè un popolo di liberi e uguali che è coscientemente padrone di se stesso. Detta così, non è stata detta da nessuno fino a tempi recentissimi, ma tutti questi concetti sono tutti concetti moderni. Però nella storia hanno preso una piega un po' diversa, cioè nella storia tutto ciò è stata prima di tutto la lotta di un ceto politico, il ceto dei borghesi, che è produttivo, innovativo, mobilitante, si è trovato a coesistere con grandissima difficoltà all'interno delle strutture di antico regime, che per quanto fossero strutture non irrazionali, erano statiche e gerarchiche, cioè non si basavano sulla idea dell'uguaglianza ma sull'idea della gerarchia, no? I grandi ceti, il ceto dei nobili, il ceto degli ecclesiastici e poi i lavoratori. Questo ha fatto sì che in alcuni contesti particolarmente rigidi, soprattutto in Francia, sia stato necessario perché questi ceti moderni trovassero spazio, fosse necessario veramente buttare all'aria tutto. Ecco. E in altri contesti le cose sono andate differentemente, sono state strette alleanze fra ceti tradizionali e ceti innovativi, modernizzanti. Insomma,
In ogni caso, se noi vediamo l'Ottocento, il XIX secolo, noi vediamo una discreta concordanza sopra alcune di queste tesi, non tutte, no? Libertà, uguaglianza, trasparenza, l'accettazione parziale di queste tesi e l'egemonia piena o parziale del ceto borghese a livello politico. Ma questo non è democrazia, questo è liberalismo, che non è democrazia. Per lo stesso motivo per cui Cavour non andava d'accordo con Mazzini. Ecco, non sono la stessa cosa. La democrazia senza liberalismo, Croce la trovava tremenda, e in effetti la democrazia senza liberalismo è a sua volta una lotta per il potere. Perché i liberali, quando hanno mandato, o mandato completamente a gamba all'aria, o comunque potentemente eroso il potere politico tradizionale, ecco, lo hanno fatto perché erano portatori poi di un modo di produzione concreto, specifico, il capitalismo, nelle sue varie forme, diverse secondo le distribuzioni regionali, geografiche. Ma insomma, il capitalismo a sua volta è mobilitante per definizione, per cui ci sta stretto dentro lo Stato, che per definizione è statico, dentro lo Stato il capitalismo genera una perturbazione continua, continua. Cioè sradica dalle campagne, porta dalle campagne in città e genera un ceto, una classe di lavoratori che non sono più contadini, che non sono più il vecchio servidorame di cui era pieno l'antico regime, sono lavoratori ai quali qualcuno, i socialisti delle varie scuole, qualcuno afferma che anch'essi devono avere libertà, uguaglianza e trasparenza, cioè devono diventare anche loro padroni della loro vita e devono informare anche loro della propria opera la vita, l'ordine politico. Anche loro, cioè, detto come diceva Gaetano Mosca, i borghesi quando hanno fatto le loro rivoluzioni hanno dato una cambiale in bianco ai socialisti. Allora, finché Borghesi è riuscito, lo Stato è stato uno Stato liberale più o meno conservatore, più o meno progressista, a seconda delle diverse anime del liberalismo che trovavano la via del potere. Una cosa è Bava Beccaris, una cosa è Giolitti, ecco. Però era sicuramente uno Stato monoclasse, cioè costruito per una classe, la classe dei proprietari, sulla base di principi generali che non erano negati a tutti, ma che non erano fruibili da tutti. Ed era uno Stato costruito in modo da non essere fruibile da tutti. Non c'era modo di... E anche sotto il profilo teorico, particolarmente in alcuni contesti, diversissimi tra di loro, Germania, Francia e Italia, anche sotto il profilo teorico, sì, principi di liberalismo permeavano la vita pubblica, certamente. Costituzioni scritte, certamente c'erano, ma insomma il perno fondamentale era lo Stato, da cui discendevano guarentigie di varie entità per i cittadini. Il principio fondamentale è lo Stato sovrano, che ha al proprio interno cittadini, che funziona attraverso Stato sovrano di diritto, che funziona attraverso il diritto all'interno e che all'esterno conosce soltanto una via di rapporto con gli altri stati, che è la ricerca della potenza, che può essere una potenza economica e anche una potenza militar-territoriale,
che si può manifestare nella colonizzazione di spazi globali non europei, o che si può manifestare quando va molto male nella guerra interstatale europea, la quale guerra interstatale europea sostanzialmente dall'età napoleonica, poi con le poche guerre che sono capitate a metà dell'Ottocento in Europa e poi con la Prima Guerra Mondiale, è sempre più una guerra sostenuta dal popolo, nel senso che il popolo è soggetto passivo, ma insomma c'è in guerra, non è più una guerra con un esercito regio di 100.000 uomini pagati dalle casse della corona, è una guerra fatta con la leva di massa. Uno dei lasciti della rivoluzione francese agli stati post-rivoluzionari è la leva di massa. Guerra dunque di popolo, sanguinosissima, sostenuta dalla tecnologia. Cioè, non c'è bisogno di pensare alla battaglia della Somme con 600.000 morti. A Solferino sono morti 60.000 francesi. Che, insomma, in una giornata 60.000 persone ammazzate non è poco. Ecco. La guerra civile statunitense, in parallelo, fu tremendamente sanguinosa. Cioè, si ammazzarono in 600.000. Ecco. Cioè, perché? Perché la tecnica consente questo, no? E comunque sia, abbiamo uno Stato che entra nella Prima Guerra Mondiale, Stato nazional-borghese che entra armato militarmente, che sa organizzare le masse, che ha nazionalizzato le masse, che è Stato nazional-borghese che ha risposto col nazionalismo e con la nazionalizzazione delle masse all'internazionalismo sovversivo dei socialisti, è stata una risposta vittoriosa, perché i socialisti la loro sovversione in Europa non l'hanno fatta, l'hanno fatta in Russia, che era un regime feudale, in un contesto diverso. Bene, e questo Stato sostanzialmente non regge lo sforzo nel quale è entrato. Cioè, non riesce a far stare le masse in pace dentro i propri ordinamenti. Ecco, crolla. Poi, quando in Italia, dopo la guerra, subito passiamo al sistema elettorale proporzionale puro, rendiamo lo Stato non soltanto inadatto a ospitare le masse, ma ingovernabile. Perché i socialisti dentro quello Stato non entrano, non vogliono entrare, non ce la fanno culturalmente, perché poi lo vedono che è uno Stato che non può essere democratizzato. No. E infatti saranno i partiti totalitari a portare stabilmente le masse dentro l'ordine politico. Naturalmente tutto ciò implica un prezzo pauroso da pagare. Ovviamente, no? Cioè, libertà e uguaglianza saltano, perché i regimi totalitari non costruiscono un regime di uguaglianza. La predicano l'uguaglianza più in Germania che in Italia. In Italia si predicava apertamente la gerarchia. Comunque sia, anche in Germania il partito era più uguale. Cioè, questi regimi totalitari hanno davanti a sé una nazione fatta di individui e non di corpi intermedi, fatta solo di individui, con un nucleo politico differenziato e superiore che è il partito. Lo Stato è soprattutto in Germania, una variante minore, è uno strumento tecnico. In Italia no, in Italia il fascismo fu più statualista che partitico, perché l'Italia è un fenomeno intermedio, più complicato.
perché il regime totalitario non si afferma pienamente, perché vi sono delle forze politiche che resistono, che vogliono sopravvivere, riescono a sopravvivere, non sono antifasciste, ma sono afasciste, la monarchia, l'esercito, la Chiesa, che col fascismo fanno compromessi, ma che il fascismo non riesce a assorbirle, cioè quello che è successo in Germania, in Italia, quello che è successo in Russia naturalmente è non paragonabile.